E siamo giunti alla pagina degli spettacoli. Venerdì scorso si è tenuta a Poviglio la finale regionale del concorso Miss Bella d'Italia delle Nevi. Vediamo com'è andata in questo servizio montato da Fabio Gasparotto. È stata la storica discoteca reggiana Il Cuore Matto di Poviglio ad ospitare la finale regionale del concorso La Bella d'Italia delle Nevi che si è tenuta venerdì 15 marzo 2013. La serata, organizzata dall'agenzia modenese Milano Models 2, diretta da Paolo Zaccaria, ha visto la partecipazione di 7 ragazze provenienti da tutta la regione che si sono date battaglia per contendersi il diritto di partecipare alle finali nazionali che si terranno il prossimo mese di aprile in Calabria. Alla fine la vittoria è andata alla romagnola Giorgia Mea, proveniente da Misano Adriatico. Al secondo posto si è classificata la bolognese Federica Ugolini, al terzo la carpigiana Valentina De Rosa, al quarto la modenese di origine moldava Nina Butuk. Siamo ora le prime 3 classificate, intervistate da Paolo Zaccaria e da Paolo Baraldi. Siamo qui, discoteca Cuore Matto, credo che ti porti fortuna, Bella d'Italia delle Nevi, Giorgia Mea, prima classificata. Sono molto contenta, non è la prima volta che vengo qui, penso che sia veramente un posto che mi porta fortuna e infatti lo ringrazio. Allora, chi vogliamo dedicare questa vittoria? Ecco, una vittoria ha sempre un sapore particolare, una finale regionale credo che abbia un sapore ancora più particolare. Allora, sinceramente voglio dedicare questa vittoria ai miei genitori, perché sono sempre disponibili a portarmi dovunque è necessario che io vada per, diciamo, realizzare il mio sogno, quindi lo dedico a loro. Giorgia, tu cosa fai nella vita? Cioè, sei una studentessa, come è nata questa passione per la moda, per la passerella? Tutto è nato quando ero piccola, che mi hanno chiesto di fare una sfilata per un negozio che si chiamava Eligio. Da lì è nata tutta la passione per sfilare e da lì è nata anche la passione della fotomodella, anche grazie a mia sorella, che mi fa le foto anche per la sua università. Bene, allora, progetti futuri tuoi al di là della scuola, ovviamente al di là di questi eventi, quali sono? Io vorrei tanto diventare una fotomodella o un'indossatrice. Chi è più tifoso della famiglia? Il papà o la mamma, la sorella di te? Chi è che tifa Giorgia Mea? Sinceramente non lo so, penso soprattutto mio babbo e mia mamma, però anche mia sorella molto. Siamo con Federica Ugolini, seconda classificata al concorso La Bella d'Italia delle Nevi. Sei contenta Federica o speravi di arrivare prima questa sera? Vabbè, la speranza di arrivare prima è sempre grande, però anche il secondo posto è una bella cosa. Andrai alle finali giù in Meridione all'inizio di aprile? Sì, penso proprio di sì. Con la speranza di arrivare tra le prime 3? Con la speranza di portare a casa almeno qualche fascia. Federica, sappiamo che sei tifosissima del Bologna. Hai un giocatore in particolare per cui fai il tifo in questo Bologna? Diamanti. Per le sue caratteristiche tecniche, ovviamente. Ma anche fisiche, direi. Valentina De Rosa, 3ª classificata. Ciao Valentina. Ciao Paolo. Allora, un'impressione a caldo dopo il verdetto di questa sera? Insomma, deve andare anche così, non è che posso vincere sempre, comunque sono felice lo stesso. Delusione, amarezza, insomma, ti sembra un verdetto giusto, ti sembra un verdetto alla equo? Sì, perché mi è piaciuta molto anche a me la prima classificata, quindi mi va bene così. Vabbè, però insomma, per quanto riguarda le selezioni, secondo me era andata un po' meglio. Forse ti saresti aspettata qualcosa in più a questa finale. Ma sì, magari sì, però per me va bene anche così.